Nell'ambito delle procedure di scelta del contraente e di aggiudicazione, le stazioni appaltanti, dopo aver ricevuto le offerte economiche dai vari operatori economici, possono procedere alla proposta di aggiudicazione a seguito di quella che è stata, diciamo, la visione di tutte le offerte che sono state presentate. E quindi la proposta di aggiudicazione viene fatta viene diretta al miglior offerente, ovvero a quell'offerente, quell'operatore economico che la stazione appaltante ritiene essere colui che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione vera e propria può definirsi come la formalizzazione di una proposta a seguito di quelli che sono una serie di controlli effettuati dalla stazione appaltante e successivamente a seguito dell'approvazione dell'organo stesso. Il termine ordinario per l'aggiudicazione è quello di 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione. Questo termine può essere interrotto qualora vengano effettuate delle richieste di chiarimenti o di documenti integrativi da parte della stazione appaltante nei confronti dell'offerente verso i quali appunto è stata rivolta la proposta di aggiudicazione. Ed infine l'approvazione di questa aggiudica interviene a seguito del decorso in genere del termine della proposta stessa, ovvero dei 30 giorni. Conclusione del contratto avviene quindi la stipula del contratto. Quindi la stipula consiste nell'andare a definire in forma scritta un vero e proprio contratto tra la pubblica amministrazione, cioè un contratto di appalto o di concessione tra la pubblica amministrazione, ovvero la stazione appaltante e l'operatore economico. Il termine ordinario per la stipula del contratto è fissato all'articolo 32,8 del codice sui contratti e è appunto di 60 giorni dall'aggiudicazione. La stipula può avvenire secondo diverse modalità. In generale viene utilizzato un atto pubblico notarile di tipo informatico, ovvero vengono utilizzate le modalità elettroniche in forma pubblica amministrativa. Nel caso invece di procedure negoziate è possibile utilizzare la scrittura privata. E infine la stipula può avvenire per corrispondenza, ovvero tramite posta elettronica certificata, per importi non superiori a 40.000 euro. Nel caso in cui la stipula non dovesse avvenire nel termine dei 60 giorni, si può avere quella che è l'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Questa tipologia, diciamo, di esecuzione in via d'urgenza avviene in alcune ipotesi previste dal legislatore, e in particolare nel caso di eventi imprevisti, di situazioni di pericolo di igiene, per motivi di igiene, di salute pubblica e per la salvaguardia del patrimonio culturale. Il contratto inoltre può essere sospeso, in particolare i termini per la stipula possono essere sospesi in alcune ipotesi previste dall'articolo 32,9 e 11. L'ipotesi di sospensione avviene ad esempio nello standstill period e qualora ci sia un ricorso e una conseguente domanda cautelare.
quanto riguarda lo standstill period, questo consiste praticamente in un periodo di tempo all'interno del quale non è possibile andare a stipulare il contratto. Questo periodo normalmente cade dopo l'aggiudicazione, quindi occorre, diciamo, rispettare un certo periodo prima di procedere all'aggiudicazione, alla stipula del contratto. Il termine ordinario dello standstill period è di 35 giorni. E, vi è poi un fattore di perentorietà, nel senso che il termine di questo standstill period può essere ridotto o annullato in alcuni casi previsti dalla normativa stessa. Nel caso in cui venga fatto ricorso e ci sia una domanda di cautelare, si interviene appunto un ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione che è avvenuta per il contratto. In questi casi vi è una sospensione obbligatoria, ovvero il contratto non può essere stipulato e vige un termine di 20 giorni dalla notifica di ricorso alla sezione appaltante con pronuncia del giudice. A seguito della stipula vi è poi la cosiddetta approvazione del contratto. Vi è in particolare una condizione sospensiva prevista all'articolo 32,12, per la quale, a seguito, diciamo, di quella che è stata la stipula del contratto, avviene una sospensione di questo in attesa che vi sia una necessaria approvazione del contratto da parte della stazione appaltante. Questa sospensione si rende necessaria per eseguire degli opportuni controlli prima dell'esecuzione del contratto. Infatti l'esecuzione avviene subito dopo l'approvazione del contratto, e quindi si dice che questo contratto viene reso efficace. Vi sono poi alcune eccezioni in cui questa sospensione e l'esecuzione del contratto non viene sospesa, quindi la sospensione non agisce, in particolare nei casi di urgenza in cui occorre una esecuzione anticipata, ovvero prima della stipula, su opportuna richiesta fatta dalla stazione appaltante. Per quanto riguarda la procedura di approvazione, questa viene specificata all'articolo 33,2 e tipicamente avviene in maniera molto simile a quella che è l'aggiudicazione, e anche in questo caso quindi sono previsti degli opportuni controlli sull'atto di approvazione stessa. Anche in questo caso vige un ulteriore termine ordinario di 30 giorni dal ricevimento del contratto stipulato. Questo termine può essere interrotto quando l'opera, quando appunto vi sono delle richieste di chiarimenti o dei documenti integrativi. In questo caso l'approvazione può intervenire una volta che viene superato appunto il termine ordinario. Veniamo a questo punto ai contratti, alla tipologia di contratti detti sotto soglia. I contratti sotto soglia sono disciplinati all'articolo 36 del codice sugli appalti 50 del 2016 e comprendono in generale lavori, servizi e forniture, che vengono affidati ed eseguiti con delle procedure specifiche e ricadono al di sotto di quella che è la soglia di rilevanza europea. Nella aggiudicazione di questi contratti occorre seguire una serie di principi, tra cui quello di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, sostenibilità,
contrasto a frodi e corruzione, conflitti di assenza di conflitti di interesse e clausole sociali opportunamente previste.